E ciao belli, benvenuti da Edvesi, con il click mi piace mentre iscriverti. Per voi è semplicemente un click, per un grandissimo segno di gratitudine. Allora ragazzi, ho iniziato questo gioco da poco comunque, ho fatto un po', diciamo, le prime missioni per vedere come funziona, mi sta piacendo un sacco e quindi ho deciso di portarlo sul canale perché mi sembra davvero fighissimo questo gioco, è tipo un Third Valley, però in 3D e con un combattimento un po' più carino, è più figo, con i tesori nascosti, è figo, devo portarvelo per forza perché sarei un imbecille se non lo facessi. Iniziamo una nuova partita insieme, ok? Ok, per forza, ok, non potete rispondere di no. Se no chiudete il video e andate a fanculo. Iscrivetevi al mio canale, pezzi di merda. Quindi ok, ok. Dimmi te. Purtroppo il gioco è in inglese e in inglese faccio abbastanza schifo. Vi tradurrò, diciamo, un po' tutto, quello che riesco perlomeno. Sembra sempre scemo. Cioè non c'è una faccia in cui non sembra scemo sto personaggio. È inutile che modifico le sopracciglia, le cose, se fai cagare a prescindere. Tutti i capelli di questo disgraziato fanno veramente cagare. Cioè non c'è dei capelli che mi piacciono. Forse questi? Quelli un po' più decenti? Cosa sei, un cantante degli anni 80 fallito? Questi qua facciamo i bianchi? Sì, sembra un vecchio, ma perché pure le sopracciglia? Vediamo se anche le sopracciglia... Niente, pure le sopracciglia bianche. Bene, bello, mi piace. Gli facciamo i dread, ragazzi. Ma ha la faccia di un professore con i capelli di un matto. Fantastico. Ecco così, tutti lucidi, leccati da una mucca. È fighissimo, però la faccia da scemo. C'è la faccia da scemo. Fede nostri, faccia da scemo. Vi tradurrò più o meno tutto. Stiamo arrivando a Portia. Wow, sembra così bella. Sì, dai. Edvis, Presley, come va? Ah, good to see you again. Sono felice di vederti di nuovo. Quello che hai fatto piacevole viaggio. Comunque, sono qui per farti vedere il tuo workshop. Così, se vuoi seguirmi, è veramente vicino. Andiamo. Questa cosa non è stata rubata da Zelda. No, no. Ed eccoci qua, il tuo workshop. Abbiamo una lettera di nostro padre che ci dice: andando a leggere questa lettera, io sono da un'altra parte del mondo. Mi dispiace per questo, ma comunque ci lascio questo workshop e di renderlo gioioso e orgoglioso. Ok, ciao, dobbiamo riposare. Credo che ci fa riposare automaticamente, infatti. Così, vabbè. Giorno 2. Questa casa fa così schifo, devo ripararla per avere un buon riposo, insomma. Infatti i nostri CP, la nostra stamina sta a metà. Perché sta a metà, ragazzi? Perché praticamente la casa fa veramente schifo, quindi riposiamo meno. Con quei punti noi possiamo usare, diciamo, costruire, interagire con degli oggetti, perché sennò vengono, diciamo, sciupati. Se voi vedete SP c'è 120, ne consumo 2 per raccogliere le cose. Ah, c'è arrivata una lettera, attenzione. Vabbè, qua ci fa presente che abbiamo questo ufficio del commercio. Noi intanto prendiamo tutto come dei disgraziati, perché tanto la prima questa mi sembra che ci faccia fare il piccone e lascia. La facciamo direttamente noi, prima che lui ce la chieda. Manca ancora un po' di legna e un po' di roccia. Prendo anche questi, perché nell'erba posso trovare i caterpillar, che non abbiamo trovato, che sarebbero i vermi per pescare, che sono utilissimi. Fate un sacco di soldi. Ah, questi sono i guantoni. Il calcio mi ha dato. Sì, perché c'è anche il combattimento. Presto vi farò vedere. Andremo a picchiare un lama. Va bene, roccia presa. Prendiamo tutto. Wood. Sto morendo di stanchezza praticamente. Dovrebbero bastarci. Possiamo fare già l'accetta e la facciamo. Ma non possiamo fare il piccone perché ci manca qualche legna. E questi alberi grandi non possiamo romperli perché la nostra ascia fa schifo. E bisogno di un'ascia migliore. Quindi possiamo rompere questi qua piccolini. Il drop, anche se tu vai lontano 10 km, ti segue all'infinito, guardate. Vabbè, non l'avete visto, però vi segue all'infinito. Ok, può bastare. Prima di andare devo picchiare un lama. Anche se ancora non abbiamo la spada, possiamo picchiare quei guantoni. Abbiamo pure la schivata che è frame. Ehi! Fantastico, già la carne, la cacca di animale. Là c'è una tipa. Aspettate. Emily. Sono Emily, la tua vicina. Sono felice di avere nuove persone in città. Passa dal mio ranch ogni tanto. Con Emily possiamo giocare a carta, forbice e sasso oppure picchiarla. Sei fortissima, minchia. Vediamo che livello è. 8. Dio ci spacca, mi sa. E se vinciamo ci dà punti amicizia e soldi. Emily, vacci piano, baby. Questo gioco è molto diseducativo. Picchiamo le ragazze alle spalle, tra l'altro, proprio come dei vigliacchi. Abbiamo vinto? No, niente. Pareggio. Porca miseria. Abbiamo pure pochissima stamina, perché abbiamo pure qua le perk, i skill. Vedete, se noi saremo di livello, livello 2, ci dà più stamina, più vita, più endurance, più attacco, difesa, bla bla, e possiamo mettere pure le perk del tipo: l'esperienza ricevuta durante il combattimento più del 5%, oppure l'endurance ridotta mentre si schiva, oppure, per dirvi, per quanto riguarda il Gatling, il 25% di punti in meno sprecati quando usiamo l'ascia, queste cose qua. Ah, un caterpillar, ecco. Questi qua ci servono per pescare. Ah, facciamoci il piccone. Andiamo da Presley in città. Vedete? Ci sono delle cose nascoste là sopra.
Adesso le prendiamo. Calcione in faccia. Abbiamo droppato questa salsa che ci dà debuff tipo stamina per 30 secondi ogni secondo. Ok, piano piano. Piano piano. Ok. Un Bloodstone. E là ce n'è pure un altro. Comunque ce ne sono tantissimi in giro, un po' l'ho visti. Ok. Talismano ci dà della difesa. Adesso lo equipaggiamo. Io non sono andato molto avanti, quindi non so esattamente cosa mi aspetta. Là c'è un altro baule, altri due bauli. Ok, due fra un saltino. Perfetto. Ok. 50 gold. Equipaggiamoci talismano che ci dà più 5 di difesa. Ah, piacere vederti. Come ti trovi? Molto bene. Ci dice di costruire picconi e lasce, ma l'abbiamo già fatto, baby. Excellent quality. Grazie. E qua ci dice di costruire una fornace di pietra. È una cavolata, ti faccio vedere come funziona. Bisogna andare qui, selezionare quello che ci interessa, in questo caso la fornace di legna. Eccola. Mettiamo build e ci serve una stone chamber e 10 legno. 10 legno non ce l'abbiamo. Andiamo a picconare un po' di roccia. Questa dobbiamo posizionare da qualche parte con tutta la nostra forza. La prendiamo e la mettiamo tipo qui. Andiamo da Presley. Great job. Dobbiamo registrarci dal sindaco. I'm here to register my workshop. Qual è il nome del tuo workshop? Merdaio. No, dai, sto scherzando. Edve is here. Vai, fantastico. Nice name. Qua ci spiega cosa sono le quest del board, cioè di questa cosa qui. Ci vuole regalare questo? Questo foglio. E ci viene rubato? Higgins. Lui è il migliore della città, ma contemporaneamente una merda. Poi entra sto qua dando un calcio e ci dice che ci serve costruire un ponte e ci dà la quest per costruire quel ponte. Allora facciamo una cosa immediatamente, costruiamoci un tavolo per posizionarlo in casa in modo che abbiamo più stamina domani al risveglio. E poi andiamo a prenderci un po' di carne di lama, che in realtà non avendo ancora la spada facciamo un po' schifo. Ci serve un po' di stone. Ah no, prima di tutto dobbiamo ripararlo. Dobbiamo riparare la casa, se no domani ci svegliamo di nuovo col metà della stamina. E ci serve 3D wood. Ok. Abbiamo finito il wood, abbiamo finito il legno. Cerchiamo di farcela. Guarda, piuttosto uso la pozioncina. Spero di non crollare, c'ho 20 di stamina. Dovrei farcela, teoricamente. Rompiamo questi alberi che sono un po' più grossi. Forza, 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 Edwes. Anche questi qua. Non ce la faccio, mi sa. No! Non ho più stamina. O forse sì. Ancora un pochettino ce l'ho, amico. Ripariamo. 10 wood qua. 3, vai. Ho 35 di wood. Quanto me ne chiede qua? 20. Sì, ce l'ho fatta. Abbiamo pure 10 di stamina per killare un lama. Andiamo a ucciderlo e poi andiamo a dormire. Mai sprecare stamina, ragazzi. Mai sprecare stamina. Ho dietro un po' di livello. No. Non ce la farò mai a ucciderlo. No, infatti. Dai, per pochissimo. La licenza che ci hanno dato, se la mettiamo in casa ci dà più 20 di stamina massima. Infatti, vedete, adesso io ho 205 massima. Se la metto qui, 225 massima. E domani ci servirà. Andiamo a dormire e siamo con la stamina massima più 25. Forza così, raga. Diventeremo i migliori contadini, che poi non saremo manco contadini, di tutta Portia. Ragazzi, vi ringrazio per la views. Edvis vi saluta. Ricordatevi il like, che per me e per tutti gli altri youtuber è importante. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao.